Ciao viaggiatori, oggi vediamo qual è l'isola più calda delle Canarie in inverno, in modo che potete scegliere con consapevolezza. Innanzitutto, le 8 isole Canarie sono Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Graciosa, La Palma, El Hierro, La Gomera. In questo momento mi concentro sulle isole maggiori perché è quello che penso che la maggior parte degli italiani vada in inverno. Quindi sono Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote. Per chi ha fretta, non lo trattengo troppo, dico che l'isola più calda delle Canarie è Gran Canaria e ho dei motivi per dirlo, a parte che frequento da anni le Canarie e le ho visitate in tutte le stagioni dell'anno. Il caldo c'è ovunque perché il sole è torrido, solo che Gran Canaria ha un clima più stabile e non in tutta l'isola, ma nella zona sud-ovest, che è quella che è compresa nel comune di Mogán, da non confondere con Mogán, che è un paese, o Puerto Mogán, che è un paese dentro questo comune. Se il tuo viaggio è compreso tra novembre e Pasqua, quindi anche nelle vacanze di Natale o Capodanno, ti consiglio di direzionarti o a Tenerife o a Gran Canaria, che sono le due isole più turistiche e ideale come mete invernale, in quanto il clima è più stabile. Se vai a Tenerife, ti consiglio di andare nella zona di Los Cristianos, che è vicinissimo all'aeroporto del sud ed è confinante con Pedras Americas, altra zona dove puoi scegliere di stare. Los Cristianos è un posto più tranquillo, quindi se viaggi con la famiglia e bambini è leggermente più lontano dalle discoteche, mentre a Playa de las Americas è proprio il fulcro della vita notturna e quindi magari potrebbe essere più rumorosa, nel senso dipende dove vai tu a alloggiare, magari non lo sai, non conosci il posto bene e ti capita di fronte il pub più rumoroso del paese, che non è il caso. Passiamo a una domanda che impone in tanti, ovvero si può fare il bagno in inverno alle Canarie? Assolutamente sì, certo non è il mare confortevole, caldo, mar Mediterraneo, è più freddo, l'oceano Atlantico è più freddo rispetto al Mediterraneo, nessun dubbio, però ci sono delle spiagge apposta, create apposta a forma di conca dove l'acqua degrada dolcemente, quindi non sono le onde alte dell'oceano e in queste acque essendo basse, essendo che degradano anche idonee per i bambini, sono più calde, assolutamente sì, non dico che siano caldissime, non si scaldano mai come agosto nel Mediterraneo, però è fattibile se c'è una bella giornata di sole andare in acqua, assolutamente un tuffo in acqua e vedrete tantissime persone, poi posterò eventualmente dei video, delle fotografie dove posso testimoniarvi questo. Sotto il video o nell'articolo che state leggendo vi posto comunque dei link per trovare anche un alloggio per dei consigli sulla zona migliore dove soggiornare, vicino alle spiagge più calde, soleggiate e protette dai venti, che nel caso di Gran Canaria sono Playa Amadores, Puerto Rico e Anfi del Mar. Playa de Amadores è sotto il comune di Puerto Rico, per cui io consiglio di stare sempre a Puerto Rico perché ha un'infinita varietà di alloggi per tutte le tasche e quindi siete in una posizione centrale per visitare queste spiagge che sono comunque vicinissime l'una all'altra. Per esempio, da Puerto Rico Playa a Playa Amadores c'è un sentiero che sovrasta l'oceano, quindi anche bello da vedere, di 1 km per raggiungere una spiaggia o l'altra. Quindi, riepilogando, la zona più calda delle Canarie in inverno è la zona sud-ovest di Gran Canaria, che è quella che vedete evidenziata qui in rosso. Ok? Trovate comunque un blog dedicato in cui vi do consigli sui voli che partono dall'Italia verso una delle isole Canarie che avete scelto. L'autonoleggio, io prendo sempre l'autonoleggio, ho usato diverse compagnie, quindi posso darvi consigli su qual è la migliore prezzo-qualità a seconda di quello che cercate. E anche l'hotel, appartamenti, appart-hotel, ci sono varie formule e più o meno economiche alle Canarie. Ci sono tantissimi appartamenti per cui potete veramente trovare quello che volete. Vi lascio il link sempre sotto l'articolo, per qualsiasi cosa lasciate un commento. Grazie e ciao!